Allora, ragazzi, bentornati. Parte 2 dell'argomento intonazione. Ci vorrebbe un corso solo per questo, però mi limito a darvi qualche utile consiglio, qualche utile, diciamo, esercizio che ho fatto e che mi è tornato utile per la mia esperienza sul basso fretless. E, come vi ho già detto, ci sono molti tipi di approccio per migliorare l'intonazione. C'è chi utilizza molto le linee, come abbiamo già detto, come ho scritto nel libro allegato. Allora, io vi dico quali sono, secondo me, appunto, gli esercizi migliori diciamo, il modo migliore per studiare, per migliorare l'intonazione. Ovviamente sono tantissime le possibilità. Una cosa che mi aiuta tutt'oggi, tuttora, dopo tanti anni che sono fretless, è quello di registrarmi. Quando si registra, lo ripeterò all'infinito, e ci si riascolta, si sentono cose che nel mentre che suoniamo, anche se registriamo solamente la linea di basso senza altri strumenti sotto, ma difficilmente in quel momento, soprattutto, ripeto, quando uno è all'inizio con questo tipo di strumento, è difficile che il cervello riesca a percepire nell'immediato l'intonazione. E di conseguenza, una volta che abbiamo sviluppato molto l'orecchio, sarà anche più facile quando suoniamo il basso fretless sentire e quindi agire più rapidamente quando una nota è leggermente calante o eccedente. Cioè, se il nostro orecchio e il nostro cervello lavorano più velocemente, diciamo, è anche più immediato diciamo, lo spostamento del dito verso la nota intonata. E quindi più suonate, più vi registrate, più vi riascoltate, più sviluppate proprio l'orecchio e più migliorerà anche l'intonazione. Questo al di là delle tecniche, al di là di tutto. Quindi, come fare? Secondo me è ottimo anche registrarsi su esercizi molto molto semplici. Ora, l'altra volta abbiamo visto, ad esempio, la corda a vuoto con la corda suonata, eccetera. Io a questo punto vi consiglio, dopo aver lavorato il giusto tempo su quegli esercizi lì, che non ci sono scadenze, ricordatevelo, può essere 3 mesi, 6 anni, 30 anni. Comunque, una volta che vi sentite pronti per fare un passo avanti, io dividerei la tastiera del basso in almeno 3 parti. O meglio, studierei, scegliete voi da dove partire, sceglierei una delle tre, diciamo, range, chiamiamolo range basso, diciamo dal primo al sesto tasto, tra virgolette, poi dal sesto, per dire, al dodicesimo range medio, e poi dal dodicesimo in su range alto, chiamiamoli così. Cosa fare poi? Allora, la miglior cosa sono sempre gli intervalli, perché se voi ci pensate bene, arpeggi, scale, sono tutte sequenze comunque di intervalli. Quindi, se io conosco perfettamente gli intervalli, le seconde, seconde minore, minori, le terze minori, le terze maggiori, quarte, quarte aumentate, quinte, quinte aumentate, che poi, vabbè, ora tralascio il discorso delle seste minori che sono uguali alle quinte aumentate, eccetera. Comunque, quando conosco perfettamente, sia in senso verticale
Facciamo un esempio per le terze. Sol. Terza maggiore, sì, naturale. Posso fare così. Quando conosco perfettamente ogni tipo di intervallo in almeno due modi, e sul fretless, come sempre, a differenza del tasti, consiglio di suonare più possibile in un'unica posizione. Quindi, se devo suonare la scala di Sol, sfrutto il più possibile se so che non devo arrivare molto in alto, altrimenti per forza mi devo spostare in orizzontale. Se so che comunque devo fare le cose, anche suonare, pensare in anticipo a quello che dobbiamo fare, su questo basso è fondamentale. Se so che comunque devo arrivare, ad esempio, solamente all'ottava sopra, è inutile che faccio questo. È molto più conveniente fare questo, perché sto in un'unica posizione e suono tutte le note. Questa è una cosa che va contro al mio pensare sul basso fretted. Come ho già anticipato, sono due strumenti secondo me completamente diversi, quindi anche il modo in cui mi approccio è del tutto diverso. Quindi nel basso fretless tendo più a suonare nel senso verticale, quindi in questo senso. Detto questo, cosa si può fare? Partiamo ad esempio dalle terze. Dico, ora voglio dedicarmi alle terze maggiori e minori nei primi, nel range basso. Okay, quindi partiamo da Mi. Sempre, ricordo, io consiglio di non guardare, quindi cercare di trovare la nota intonata. E se sento che sono leggermente calato o crescente, la correggo il prima possibile, quindi inizio a abituare il cervello, che va insieme alla mano, a rispondere il prima possibile per correggere. Questo è diverso da cercare la nota, come dicevo l'altra volta, col glissato. Questo è un errore. Il glissato si fa perché lo vogliamo fare, perché è un abbellimento, non per cercare l'intonazione, no, tutte le note sarebbe ok, ci sono così. Quindi trovo la mia terza maggiore, e un ottimo esercizio può essere quello di suonare terza maggiore, terza minore. So che sembrano banali, ma vi assicuro che, fidatevi, sono esercizi ottimi. Poi cambio magari le dita. Oppure faccio in questo caso un glissato, ma consapevole. E cerco di andare anche qui a colpo sicuro. Quindi mi abituo anche alla distanza del semitono. Questo è un esempio. Oppure fare tutti gli intervalli di terze maggiori nei primi, diciamo, 5 tasti, tra virgolette. Quindi Mi, Sol diesis, fa il microfono, sembra un po' bassino. Mi, Sol diesis, fa La, Fa diesis, Sol, Sol diesis, scusate, La bemolle Do, La Do diesis, Si bemolle Re, eccetera. Usando sempre, come ho detto, sono limitato, ho delimitato il mio basso a quinto, sesto tasto.
quindi li faccio tutti in questa porzione di tastiera. Poi posso fare terze minori, quindi riparto mi, sol, fa la bemolle, fa diesis, la, sfruttando anche le corde a vuoto quando ce n'è la possibilità. Sol, si bemolle, la bemolle, do bemolle, la, do, eccetera. Poi si può passare, si possono mischiare, quindi uno maggiore ad esempio e uno minore, scusate. Quindi avrò la stessa nota qui, perché mi sol diesis fa la bemolle, poi fa diesis, cioè sol bemolle, si bemolle, sol, si bemolle, eccetera. Altri esercizi che vi consiglio, sempre su questa, su questo criterio di dividere le, in parti la tastiera, posso fare ad esempio arpeggi invece di intervalli, iniziare a fare le triadi, quindi con una triade maggiore avrò una terza maggiore e poi una terza minore. Mi, sol diesis, poi sol diesis, si, quindi terza maggiore, terza minore e una quarta. Eccetera, eccetera. Oppure iniziare con prendo una scala, ad esempio la scala del Fa maggiore, l'armonizzo alla quadriadi ad esempio, quindi avrò Fa maggiore 7, avrò Sol minore settima, avrò un La minore settima, Si bemolle, cercando sempre di restare nel range basso. Poi da qui si possono fare tutte discendenti, si può cambiare tonalità, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi, qui le possibilità sono infinite, veramente infinite. Si può cambiare tipo di scala, si può poi cambiare una volta che abbiamo preso confidenza con un range, cambiare parte, quindi inizio a farmi le scale su questa parte, l'arpeggi. Tutto quello che vi viene in mente è oro, basta farlo con un criterio. Quindi scegliere un metodo, come avevo detto l'altra volta, quindi dico io la tastiera non la voglio guardare. Anche perché vi faccio un esempio. Vi è mai capitato di suonare live con poca luce? Ora non posso sentire le vostre risposte. A me è capitato spesso. E se non avessi saputo suonare basso senza guardarlo, ma aiutandomi soprattutto con l'orecchio e con le dita che vanno, diciamo, per automatismi, sarebbe stata una tragedia. E io conosco bassisti fretless o anche bassisti non fretless che senza, diciamo, luce, anche pur avendo i tasti, erano in difficoltà. Quindi vi assicuro che all'inizio stare a casa a studiare in questo modo è di un faticoso assurdo. Quindi tanti molleranno e torneranno all'amato tasti, ma è anche gratificante perché chi poi ce la fa ad andare avanti si accorgerà che avrà una libertà assurda di suonare anche in situazioni appunto critiche, tra virgolette. Invece, un problema che ho avuto molto più
per me, per quanto mi riguarda, molto più grosso, quando nel bel mezzo di un concerto con la Tribute dei Pooh, dove sono quasi sempre fretless e il contrabbasso, avendo l'air monitor, decisero questi air monitor di non funzionare più, fonico non mi cacava, e feci tre quarti di concerto a caso. Ecco lì. Provavo ad aiutarmi in quel caso con i segni, però non sentendo niente di quello che facevo perché non avevamo spie, avevamo solo appunto le cuffie, e in quel caso è una tragedia. Però queste sono situazioni che spero non vi si verifichino mai. Quindi per l'intonazione, ragazzi, mi fermo qui anche perché non saprei cos'altro consigliarvi, nel senso, vi scrivo tutto quello che so nel libro PDF, non so quello che ne verrà fuori, però poi serve tanta pratica da parte vostra, tanta voglia, tanta resistenza mentale, perché lo so che all'inizio sarà un macello. E ricordatevi anche che il vostro tocco è unico e nessuno lo ha uguale a voi. Quindi il vostro basso, solo voi sapete dove, saprete in quali punti premere la corda, in quale modo premerla per suonare una nota intonata. Se vengo io e suono il vostro basso fretless, probabilmente con il mio tocco e senza appunto conoscere il basso, sarò stonatissimo. Ultimo consiglio: cercate di suonare sempre il più possibile con il sottounghia, invece del polpastrello che schiaccia, diciamo, in questa zona la corda. Sul basso fretless è molto meglio innanzitutto tenere la mano più parallela, si dice perpendicolare, non ho mai capito, alle linee, diciamo, dei tasti, quindi non questo, ma questo, e suonare più a martello, com'è che si diceva? Martelletto. E ricordatevi che oltre allo spostamento orizzontale, anche quanto premete la corda, con che punto del dito la premete, cambia l'intonazione. Quindi non è solo una questione orizzontale, ma anche una questione di pressione, di quanto voglio che sia intonata la nota, perché a volte è bello anche far sentire in alcune circostanze un qualcosa di crescente che poi si addrizza. Ci sono tantissime occasioni, tantissime possibilità che ci dà questo magnifico strumento. Quindi per oggi mi fermo qui e poi passeremo alle tecniche del vibrato e glissato, eccetera. Quindi al prossimo video.